consegnato il curriculum all'agenzia, che quell'agenzia ha chiamato Corima e quel Corima mi ha chiamato Davide Forum. E nel curriculum c'è tutta un po' la mia storia vecchia, un po' dello spettacolo praticamente, tra cui c'è il passaggio anche nell'anno 2012. Io ho partecipato con mie donne con il mio vero nome, Luigi Spattani. Quindi c'è stato un primo contatto poi con questa agenzia che mi diceva praticamente se io potevo, ero libero per andare a Roma a girare questa cosa. Io ho dato la mia disponibilità. Poi dopo un po' di tempo mi hanno chiamato. Quando io sono là, loro mi hanno chiesto di cambiare nome. A me andava bene, perché io non sapevo che succedeva tutto sto casotto. Poi durante la trasmissione, perché questa trasmissione andava in diretta, io non lo sapevo che andava in diretta. E quindi la trasmissione si basa su quattro step, no? C'è quindi il primo step, che c'è il giudice che vuole sapere la parte o la controparte cosa chiede. Il secondo step c'è un dibattimento davanti al giudice, poi il terzo step c'è la parola media, c'è il pubblico che poi alla fine ti farà le domande. E quindi c'è durato lo stacco della seconda parte, prima di iniziare la terza parte, è venuto il capo redattore e mi ha detto: Luigi, ma tu hai partecipato con le donne? E ho detto: sì, guardi, ma io sul curriculum che ho inviato c'è scritto. Quindi il capo redattore mi dice: guarda, che sono arrivate circa 500 mail che ti hanno riconosciuto. Il suo nome non è Mario, ma è Luigi. Allora, Forum è un programma che porta al pubblico storie reali, che tante volte i personaggi veri di questa storia tante volte non si presentano. Quindi loro mettono in campo delle persone che magari potrebbero, non dico recitare, ma impersonificare quelli che potrebbero essere poi eventuali persone reali che poi non sono venute. Io sono stato chiamato per fare un personaggio. Penso che loro non potevano fare niente perché poi comunque la puntata era in diretta e quindi non potevano né tagliare né stoppare la trasmissione. Tante volte si affidano a delle comparse, non degli attori, io non mi considero un attore, ma delle comparse più che altro, comunque uno che abbia un po' di sostanza nel recitare. Punto. Però posso assicurarti che questa è una storia vera, una storia realmente accaduta. Allora, praticamente sono arrivato il mercoledì sera, mercoledì alle 5:30, ho conosciuto l'autore, il redattore di questa trasmissione, ci hanno letto un po' a grandi linee qual era la storia reale, abbiamo fatto una prima prova dalle 5:30 alle 8, poi siamo andati in diretta il giorno dopo con tutti e quattro partecipanti, perché c'ero io, questa fantomatica moglie al mio fianco, e c'era poi questa amante e questa figlia. Io personalmente sono stato retribuito, la persona che era al mio fianco è stata retribuita, poi gli altri non lo so, a me è stato fatto un bonifico sul conto corrente. Posso dire che durante il step, questa è la cosa che mi ha fatto un po' pensare, Palombelli aveva anche detto, diciamo, che Mario è stata uomini e donne. Cioè, quindi la mia amante, in quel momento del dibattimento, ha detto anche lui è un po' vanese, è stato anche uomini e donne, e io dall'altra parte ho detto, ma queste sono cose mie che non dovrebbero interessare te, quella che è la nostra storia. Quindi in un certo modo si sono un po' parati il flesso, no? giusto quei 10 secondi, il tempo che lei dice questa cosa, la mia amante, il tempo io che la stoppo, però chi è stato attento, cioè, chiaramente si è parata un pochetto, perché poi alla fine sono arrivate ste valanghe di mail che praticamente, figurati che il capo redattore prendono 200 litri, ma c'è questa storia di uomini e donne, ci stanno inondando di mail, che tu sei Luigi, non sei Mario. Penso che di base abbiano fatto un errore di valutazione, penso in buona fede, cioè vabbè, sono passati 2 anni e basta, forse non se lo ricordano. E invece così non è stato. Io semplicemente solo ho recitato una parte.